Anche la parte superiore del frame è stata montata. Ho fatto in modo che il cavetto per il collegamento con la batteria uscisse. Inoltre anche l'antenna della ricevente è stata montata fissandola con una fascetta ad uno dei distanziali. A questo punto dobbiamo terminare l'assemblaggio montando il supporto per le eliche su tutti e quattro i motori e poi potremo finalmente installare le eliche e provare il quadricottero. Il supporto motore viene fissato tramite quattro viti ai quattro fori presenti sul motore. Mi raccomando, come vi ho detto in un video precedente, vanno utilizzate le viti più corte. Questo perché le viti non devono andare a toccare l'avvolgimento del motore stesso. Quindi andiamo a inserire il supporto per le eliche e poi andiamo ad avvitarlo con le quattro viti sul motore. Vediamo ora come montare le eliche. Le eliche sono di due tipi, a seconda del verso di rotazione del motore sulle quali vengono montate. Mi sono segnato su un foglietto il verso di rotazione dei due motori sui quali andrò a installare le eliche per ricordarmelo. Per trovare l'elica giusta basta osservare come l'elica è fatta. Il bordo rialzato va nella direzione di rotazione del motore. Quindi questa elica ha il bordo rialzato da questo lato e quindi ruoterà in questo senso, in senso orario. L'altra elica, all'opposto, ha il bordo rialzato da questo lato e quindi ruoterà in senso antiorario. Per montare le eliche avrete bisogno di un cacciavitino o un chiodo per riuscire a stringere meglio il morsetto di fissaggio. Quindi in questo caso andiamo a inserire la nostra elica sul supporto, svitiamo il supporto, inseriamo l'elica in sé per la rotazione antioraria, avvitiamo di nuovo il supporto e andiamo a stringerlo. Assicuratevi che sia ben stretto. Facciamo lo stesso per l'ultima elica. Ecco fatto. Completiamo l'assemblaggio del nostro quadricottero. Ho già installato i quattro piedini che lo tengono sollevato dal terreno. I piedini vengono infilati sui bracci del frame. Il mio consiglio è di fissarli con delle gocce di colla per tenerli in posizione. Ho installato il velcro che andrà a tenere la batteria. Posso quindi installare la batteria. Collegare il monitor alla porta di bilanciamento delle celle. La batteria è già stata caricata, infatti vedete che mi dà tutte e tre le celle che compongono la batteria verdi. E a questo punto sono pronto per volare. Una volta acceso il radiocomando potrò alimentare la batteria. Mi raccomando, la sequenza è sempre prima accendere il radiocomando e poi accendere il quadricottero. E potrò quindi provare a vedere se vola. Grazie per aver guardato questo video tutorial.